Oltre 10.000 penne nere in sfilata, il toccante fuori programma con l'onore ai caduti dell'Aiten. Incredibile segnalazione, tre familiari chiedono visite urgenti e l'ULS 7 non risponde a nessuno. Domani vaccinazione straordinaria ad Asiago e Schio per contrastare l'encefalite da zecche. In Curia, in viale Montegrappa, una residente chiama 9 volte il comune, ma nessuno interviene. Finanziato il progetto della nuova scuola primaria montessoriana di Vallonara a Marostica. Tradizioni e vita contadina protagonisti alla fiera della Trebbiatura di Cadoneghe. Un cordiale buonasera a tutti voi telespettatori, edizione domenicale di TG Bassano. Come avete visto dai titoli, apriamo questo giornale con le emozioni, le immagini della dunata triveneta, oltre 10.000 penne nere in sfilata e poi il toccante fuori programma con l'onore ai caduti dell'Aiten. Sfilano gli alpini nei luoghi a loro più cari. Sfila la storia e poi, d'un tratto, tutto si ferma, tutti si fermano. Sono gli alpini della sezione Monte Ortigara, gli asiaghesi, che all'improvviso interrompono il loro sfilamento ai piedi del sacrario dell'Aiten per rendere onore ai caduti. La banda suona il silenzio per i 54.000 caduti. L'emozione si unisce al cordoglio, alla memoria, alla commozione. Un evento che non è contemplato nei protocolli della sfilata, ma che ha reso ancora più unica e toccante la triveneta di Asiago, che coincide anche col centenario del primo concentramento nazionale. 1.120 giorni di attesa dall'ultima edizione, quella di Tolmezzo, nel 2019. Un'attesa ripagata, un tempo che non ha scalfito l'orgoglio alpino, tornato a mostrarsi sui sentieri dell'Ortigara per la cerimonia ufficiale del pellegrinaggio su quel monte, il monte sacro agli alpini, e su quelle strade, le strade dell'altopiano. Sono state oltre 10.000 le penne nere che hanno sfilato una lunga colonna di colori cari agli alpini. Il bianco, il rosso, il verde del tricolore, ma anche il giallo e il blu delle protezioni civili, ambasciatori dello spirito alpino in Italia. Con la resa degli onori all'abaro nazionale dell'ANA e ai gonfaloni medagliati si è dato il via al raduno del terzo raggruppamento alpini altopiano. Un momento che ha segnato l'apice della manifestazione dopo la sentita commemorazione di ieri sulla cima dell'Ortigara. Alpini di oltre 25 sezioni hanno testimoniato la loro dedizione al tricolore. Migliaia e migliaia di persone hanno testimoniato il loro legame con la storia e con le penne nere. E alla fine il tradizionale passaggio della stecca alla sezione di Belluno, organizzatrice del prossimo raduno nel 2023, per un arrivederci che ha già il sapore della nostalgia. Queste le emozioni della sfilata di stamattina. Adesso voltiamo pagina, apriamo la cronaca che ci porta a parlare di sanità. Sanità con un'incredibile segnalazione che ci arriva proprio da un nostro telespettatore. Pensate, tre familiari chiedono visite urgenti all'ospedale, all'ULS 7, e l'ospedale non risponde a nessuno di loro. Tre visite urgenti, tre persone diverse, tre patologie differenti e per tutti la stessa risposta. Vi faremo sapere. Una famiglia di Bassano ci contatta perché dal CUP dell'ULS 7 non arrivano notizie e loro, ripetiamo, tre persone diverse con tre patologie differenti, hanno bisogno di controlli urgenti. Controlli che il medico aveva fissato entro 30 giorni e invece... Per questioni diverse, io, mia moglie e mio figlio abbiamo da fare tre visite in ospedale per tre patologie diverse.
Tutte e tre fatalità la dottoressa ha chiesto di farle entro 30 giorni, quindi entro un mese. Abbiamo chiamato mia moglie, che lei si occupa di prenotare le visite, in tempi diversi, ha chiamato per prenotare queste e tutte e tre, ripeto, che rivestono carattere d'urgenza, non abbiamo avuto su tre visite, manco una data. Tutte chiameremo, telefoneremo, eccetera, faremo sapere. Cioè, non stiamo parlando di visite a 60-90 giorni, quindi possono essere anche, come dire, vabbè, non c'è fretta, ma questi insomma rivestono un po' di urgenza. Quando il medico di base dice devi farla entro un mese, significa che vuole capire in fretta che cosa hai. E questi niente, insomma. Un problema, anzi tre problemi, che si aggiungono alla pioggia di segnalazioni e di problematiche che da mesi stanno affliggendo i pazienti dell'ULS 7. Una testimonianza, quella riportata dal nostro telespettatore, che è di per sé il perfetto, anzi l'imperfetto, riassunto della situazione. I cittadini chiedono e l'ULS non risponde. La situazione nell'ULS 7 continua a spingere i cittadini e noi a porre delle domande, domande che in questo caso le possiamo riassumere in un unico quesito, questo. Dopo 130 giorni in cui abbiamo rivolto le nostre tre domande al direttore generale Carlo Bramezza, alla politica regionale e a voi cittadini, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. Questo ci spinge a chiederci e a chiedervi, ma allora, chi tace acconsente? Restiamo a parlare di salute perché domani è prevista una vaccinazione straordinaria ad Asiago e Schio per contrastare l'encefalite da zecche. Allarme zecche anche nelle zone montane e collinari del territorio dell'ULS 7 Pedemontana. Lunedì prossimo, 11 luglio, seduta vaccinale straordinaria contro la TBE, l'encefalite causata dal pericoloso parassita, malattia infettiva virale dell'uomo che coinvolge il sistema nervoso centrale. Dalle 9 alle 13 ad Asiago per i residenti dell'Unione Montana aspettabile reggenza a 7 comuni, dalle 8.30 alle 12.30 a Schio per l'area dell'Unione Montana Alto Astico sarà possibile farsi iniettare la dose suddivisa in pediatrica da 1 a 15 anni per adulti dai 16 anni in poi. Per chi non avesse possibilità di sottoporsi alla vaccinazione lunedì prossimo, potrà prenotarla al proprio centro vaccinale di riferimento. Resta comunque valida la raccomandazione di utilizzare un abbigliamento adeguato quando si va in montagna, coprendo accuratamente, soprattutto gambe e braccia, le parti più esposte al possibile morso di zecca. Ci spostiamo a Bassano e precisamente in Viale Montegrappa per parlare di degrado e di incuria, perché una residente, pensate, chiama per ben 9 volte in comune ma nessuno interviene. Degrado e incuria lungo Viale Montegrappa a Bassano. Le foto pubblicate sui social da una residente della zona sono accompagnate da un testo in cui lei dice di aver chiamato per ben 9 volte in comune per segnalare il problema, ma nessuno si è ancora attivato. Come sempre accade sul web, l'opinione pubblica si divide, c'è chi consiglia di arrangiarsi da sola e chi sottolinea che pagando le tasse ci si aspetta perlomeno la garanzia dei servizi basilari. Il Covid, con i numeri in crescita negli ultimi giorni, torna a fare paura. Noi siamo andati a chiedere cosa ne pensano proprio in città ai bassanesi. Una curva, quella dei contagi da Covid, che torna a spaventare. E dietro a questa impennata c'è probabilmente Omicron 5, sottovariante particolarmente contagiosa, che sta portando giorno dopo giorno ad una rapida risalita della curva epidemica. Credo che tornerà anche piuttosto grave, non per morire ma per essere infettati, perché adesso abbiamo mollato tutto, siamo italiani, perciò non guardiamo a niente, diciamo va bene, adesso apriamo tutto e chi se ne frega, ma è questa la storia. Penso che a settembre, dopo le vacanze, poi tutti si ammasseranno sulle spiagge, dopo le vacanze ci sarà una bella infezione, non certo di morti, ma comunque già ieri mi pare siano 60 morti e non sono pochi. Guardi, noi giriamo con la mascherina. E abbiamo le tre vaccinazioni e non è che non ci faccia paura, abbiamo una certa età, ovviamente ci fa paura. Continuerà ancora, perché è l'ambiente che è molto degradato. Vediamo tanto sporco in giro, quello fa paura perché per esempio adesso col caldo, i germi, i batteri, ce ne saranno ancora di più.
Aumenteranno sicuramente i casi, anche perché c'è più gente in giro, c'è più promiscuità, c'è più gente che non ha più, diciamo, le attenzioni che aveva prima, quindi né mascherine né distanziamento, e quindi credo di sì che torneremo. Lei ha paura? No, proprio per niente. Secondo me si ritorna, però è importante fare i vaccini. Li abbiamo fatto il terzo, se c'è da fare il quarto, faremo anche il quarto. Lei ha paura a tornare ai numeri di un anno fa? Anche no. La pagina politica adesso, andiamo a Possagno, dove sono stati riconfermati sindaco e giunta. Il primo cittadino illustra i prossimi progetti. Con il 70% dei voti riconfermato alla guida di Possagno, Valerio Favero, che ha già definito anche la giunta, seguendo un principio: squadra vincente non si cambia. È una conferma importante che ci ha dato soddisfazione, perché è anche un po' una valutazione dei 5 anni fatti e una proiezione sui prossimi 5. La giunta riconfermata la stessa giunta dei precedenti 5 anni, quindi vice sindaco Mauro Maron e assessore al bilancio e alle attività produttive Vardanega Mauro. Però assieme a questi io voglio dire che darò degli incarichi particolari a tutti i miei consiglieri, proprio perché siamo un gruppo compatto, un gruppo che vuole lavorare in modo coeso per la nostra Possagno. E illustra i primi obiettivi della nuova giunta. Stiamo già lavorando ad un progetto che ci piace moltissimo, il recupero dell'ex alberghiero, realizzando all'interno un centro per il recupero per i disabili paralimpici. Siamo in contatto con l'ULS, con la Regione e con il Comitato Paralimpico. Verrà un centro con 60 posti e speriamo che questo possa andare in porto, perché vorrebbe dire veramente dare uno slancio alla nostra Possagno con un motivo sociale che a noi è tanto caro. Da una giunta all'altra, da Possagno adesso ci spostiamo a Thiene. Nominata la nuova giunta di Thiene, il primo cittadino Gian Antonio Michelusi seguirà sicurezza, attività produttive, commercio e politiche del lavoro, aeroporto, gestione del patrimonio, polo catastale, personale, organizzazione, politiche sanitarie ed edilizia privata. Vice sindaca Anna Maria Savio, candidata più votata alle ultime amministrative, già assessora nella giunta Casarotto. A lei le deleghe di politiche sociali, parità di genere, associazione di volontariato, Istituto Musicale Veneto, città di Thiene e servizi demografici. Marina Maino seguirà turismo e gemellaggi, animazione del centro storico, sport e tempo libero, rapporti con le società partecipate, URP, ricerca finanziamenti, rapporti IPA. Ludovica Sartore si vede assegnare politiche culturali e biblioteca, governo del territorio, trasparenza e prevenzione della corruzione. A Edoardo Zampese, unico assessore esterno, vanno i referati di bilancio, finanze, tributi ed economato, gestione economica e patrimoniale delle società partecipate. L'assessorato ai lavori pubblici e mobilità urbana, politiche ambientali, protezione civile è stato assegnato a Nazareno Zavagnin. Accanto agli assessori anche 4 consiglieri delegati: Carlo Gecchelin per l'innovazione tecnologica, Nicoletta Panozzo, politiche dell'istruzione, Abramo Tognato, politiche giovanili e dell'integrazione, politiche energetiche e agricole, Alberto Vecelli per la partecipazione civica. Parliamo adesso di un progetto importante per Marostica, il progetto della nuova scuola primaria montessoriana di Vallonara. Finalmente ci è arrivata la comunicazione che la richiesta di finanziamento per la progettazione della scuola elementare, la nuova scuola elementare di Vallonara in metodo Montessori, è stata accolta dal Ministero e quindi abbiamo ricevuto 151.000 euro per la sua progettazione esecutiva. Una buona notizia per la frazione di Marostica, dove la primaria rischiava di chiudere causa scarsa natalità. Ora diventerà un polo formativo di attrazione per l'intero territorio. Noi stiamo partecipando già a un altro bando dove una parte delle risorse sono già state assegnate e siamo tra i non finanziati, però in quelli possibilmente finanziabili. Vedremo se con il PNRR e con lo stanziamento di altre risorse arriveranno i finanziamenti intorno a dicembre anche per gli ulteriori progetti. Cosa sarà della vecchia scuola? La vecchia scuola verrà demolita, però è in questo momento in cui di fatto la popolazione studentesca sta calando, il destino della scuola di Vallonara era assegnato alla chiusura proprio per mancanza di studenti. L'idea di rinnovamento e anzi andare in controtendenza con l'apertura di un nuovo plesso che dia maggior possibilità di
formazione, ma anche semplicemente di scelta a quelle che sono le famiglie, sicuramente ne porterà vantaggio non soltanto a Vallonara ma a tutto il territorio. Ho già richieste per assurdo di genitori da fuori comune che chiedono per sapere quando verrà fatta la scuola per poter iscrivere i loro figli e per programmare anche il secondo. Quindi cose un po' assurde da dire, però è così. Per rivitalizzare anche i nostri borghi, le nostre frazioni? Assolutamente, la scelta dell'amministrazione è quella di investire in tutte le scuole delle frazioni. Vogliamo che i plessi scolastici, nonostante la difficoltà, rimangano aperti sul territorio, proprio perché nelle aree collinari chiudere una scuola vuol dire andare a devitalizzare quelle che sono le nostre contrade, ed è una cosa che noi non vogliamo fare assolutamente. Breve parentesi sportiva adesso con il Bassanese che torna protagonista sulla scena ciclistica. Ce ne parla Filippo Pozzato. È tempo di ciclismo, è il tempo giusto ed era tempo che appassionati e sportivi aspettavano di poter tornare a respirare l'aria delle grandi corse. Un territorio, il Bassanese, che grazie anche all'impegno di Filippo Pozzato si riscopre protagonista e diventa il centro di una serie di eventi con annesse sorprese ancora top secret. Ma quali sono le corse da cerchiare in rosso sul calendario? La prima in ordine di data sarà sicuramente il 12 di ottobre, sarà il Giro del Veneto che abbiamo ripreso in mano l'anno scorso su grande richiesta della regione, che ci crede molto in questa corsa storica. L'abbiamo ripresa in mano, abbiamo fatto il solito finale, quello classico, con l'arrivo a Padova. Quest'anno ci sarà un piccolo cambiamento e sarà molto più coinvolta la provincia di Vicenza. Poi c'è la Gravel, che l'anno scorso abbiamo fatto per primi, siamo stati i primi a fare una corsa per professionisti con le bici gravel, è piaciuta molto e quest'anno sicuramente l'arrivo sarà sempre su Piazzola. E poi la Gran Fondo per tutti gli amatori. Gli appassionati possono partecipare sulle strade che poi affronteranno i corridori il giorno dopo per la Veneto Classic, e lì anche lì abbiamo un bel progetto per il finale, sempre su Bassano, ma con qualcosa di veramente storico e veramente divertente e spettacolare per il pubblico. Spazio adesso alle tradizioni e alla vita contadina con la fiera della Trebbiatura di Cadoneghe. Per secoli la fine di giugno e la prima settimana di luglio sono stati il periodo di tempo determinante per stabilire se l'anno sarebbe stato da ricordare o da dimenticare. La raccolta del grano era il momento saliente di tutta l'annata agraria, un rito, quello della trebbiatura delle spighe di grano, che è tornato a vivere con il suo carico di tradizioni a Cadoneghe. Non è una novità, però quest'anno ripartiamo dopo 2 anni di stop, di pandemia. La festa della Trebbiatura, la più importante festa granaria, torna là dove era iniziata. Oltre 35 anni fa i contadini del tempo si riunirono qui e fecero la prima festa. Noi abbiamo deciso di ripartire là dove tutto era iniziato. I landini in sfilata hanno scandito il tempo con il rumore dei loro motori. La folla di persone che ha riempito tutta l'area espositiva ha potuto fare un tuffo nel passato. E c'erano proprio tutti a Cadoneghe. C'erano i sapori della vita contadina, i mezzi d'epoca e le tecniche con cui tradizionalmente veniva compiuta la trebbiatura. C'erano gli antichi mestieri per apprezzare come si produceva il pane o come si fabbricavano le trecce che legano le fascine di grano. E c'eravamo anche noi, di Rete Veneta, con la troupe di itinerari turistici. So qua co do parone, come sia sta storia? Come che asì? Provè, vu, a stare sotto 45 anni a Nasitea. Come che mi tocca? Ma è proprio vero. Ma questa l'ha messo fuori il ciacque appena arrivà. Hanno messo fuori tutte le ciacque qua a Cadoneghe, che mi so si te. Aveva un uomo meglio del suo 10 volte. Un viaggio nel tempo di una volta che merita di essere raccontato ancora. Ci spostiamo poco lontano a Carmignano di Brenta per parlare della Marcia Rosa. Pink is Better è il nome della Marcia Rosa di 5 km organizzata dal comune di Carmignano di Brenta con l'associazione polisportiva locale. Lo scorso 2 luglio hanno marciato più di 300 persone,
tutte con la maglia rosa. Un evento sportivo e di solidarietà, sì, perché sono stati raccolti più di 1.300 euro che sono stati devoluti alla Fondazione Altre Parole Onlus, che lavora sul tema dell'umanizzazione delle cure oncologiche. Lo sport è tra gli strumenti più indicati di aggregazione, socialità, promozione ed educazione, affermano il sindaco Eric Pasqualon e l'assessore allo sport Alberto Lucetto. La marcia, inoltre, permette di far convivere in un'unica iniziativa persone di tutte le età e preparazione sportiva. Questa edizione di TG Bassano si chiude qui, prima però vi ricordo un appuntamento importante. Questa sera alle 21.15 Rete Veneta trasmetterà la replica della Triveneta di Asiago, quindi potrete rivivere, per chi se le fosse perse, tutte le emozioni della grande sfilata delle Penne Nere. Per questa sera è tutto, vi lascio adesso ai vostri sms al meteo e vi do appuntamento a domani. Buona serata.